strumento importante perché è uno strumento di pianificazione che ha una prospettiva molto lunga e che rappresenta poi quel strumento di quadro all'interno del quale poi interverranno le pianificazioni comunali. È uno strumento importante in questa fase perché è una fase in cui noi stiamo realizzando tanti investimenti legati al PNRR e quindi la coerenza delle scelte con la coerenza della visione pianificatoria diventa fondamentale per fare in modo che noi siamo in grado di costruire l'area metropolitana del futuro. Uno sforzo molto grande è il lavoro di coprogettazione, di copianificazione, di consultazione di tutte le forze positive della nostra area metropolitana è fondamentale per fare in modo che questo strumento sia non solo condiviso ma poi che risulti veramente efficace. È stato presentato questo pomeriggio dal sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ai sindaci dei comuni dell'area metropolitana il PTM, il piano territoriale metropolitano che disegnerà il futuro dell'intera area per i prossimi anni. È partita oggi infatti la fase di ascolto, partecipazione e condivisione che coinvolgerà a vario titolo enti locali, realtà di cittadinanza attiva e la popolazione che vive quotidianamente il territorio. Altri incontri sono previsti in 5 diversi comuni nel corso del mese. Il PTM, curato dalla Direzione Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana, su impulso del consigliere delegato all'urbanistica, Giuseppe Bencivenga, in collaborazione con Telos e con l'Università Federico II, ha il compito di delineare le linee di sviluppo dell'area metropolitana, che va dai Campi Flegrei a Massa Lubrense, dal mare con le sue isole e la sua costa all'entroterra nolano, passando per il Vesuvio, per gli anni a venire. Oggi stiamo iniziando questo percorso con l'approvazione di questo preliminare e finché arriveremo all'adozione e all'approvazione definitiva di questo strumento, che sarà uno strumento che pianificherà l'intera area metropolitana. Questo tipo di strumento aiuterà ogni singolo comune, li metterà tutti quanti insieme affinché tutti i 92 comuni possano dare risposte concrete a tutta la cittadinanza. Tanti comuni con caratteristiche differenti, un'area con tante anime, ma con un'identità forte. Noi abbiamo la necessità di mettere insieme le tante vocazioni, da quella turistica a quella storica, a quella più strettamente produttiva, a quella agricola, a quella naturalistica, che ci consentiranno poi di avere un progetto di città metropolitana e di area metropolitana veramente condiviso e fortemente identitario. Il progetto preliminare presentato oggi scatta una fotografia a 360 gradi sull'esistente, raccogliendo tutte le indicazioni e le previsioni dei piani sovraordinati che provengono dalla Regione e dallo Stato, e su questa foto elabora uno scenario, una visione strategica su quello che dovrà avvenire nei prossimi anni, prendendo in considerazione temi quali la mobilità sostenibile, le infrastrutture, la rigenerazione urbana, lo sviluppo del waterfront e le interconnessioni con le aree interne, partendo da un dato che sembra acquisito: la diminuzione della popolazione. Noi stiamo vivendo un grande calo demografico legato da un lato alla denatalità, dall'altro alle forti migrazioni che ci sono, soprattutto della popolazione più giovane e più istruita. Avere un piano di sviluppo che guardi alla crescita economica ma anche alla vivibilità dei nostri territori è il prerequisito per diventare luogo di arrivo e non luogo di partenza.